Laura Soro è un'artista innovativa. Ho seguito Laura Soro in una mostra personale a Cremona e da quando l'ho conosciuta ho notato che il suo modo di fare arte è un'arte comunque sapiente, in modo particolare per quanto riguarda la location, cioè i luoghi che vi vengono rappresentati, e nello stesso tempo anche per quanto riguarda il colore. Infatti stavamo parlando appunto di come utilizzi in maniera sapiente il colore. Ecco, Laura Soro è un'artista che comunque è laureata alla Università di Tor Vergata in lettere moderne, ha lavorato presso una galleria d'arte e presso il Galleria Purificato ed è stata nominata in un libro che si chiama Artesio di legge. Artesio di legge, va bene, che si chiama Il lago e il vento, sì, o il vento e il vento e il lago, ecco, il vento e il lago. Perché per il fatto che comunque questa artista è diciamo, visualizzata dal grande maestro letterario e ha suscitato in lui questo senso di antico, va bene, di sapore antico nell'utilizzo appunto del colore e della lavorazione. Se noi andiamo a vedere quali sono, diciamo, le prerogative, i paradigmi dal punto di vista artistico, troviamo in lei comunque una ispirazione per quanto riguarda gli artisti del Grand Tour, della fine dei primi dell'Ottocento, primo fra tutti, è Jean-Baptiste Corot, ma poi anche tutta quella serie di artisti che sono succeduti per tutto l'Ottocento, che hanno trovato nella città di Roma, in particolare nei dintorni di Roma, fino ai primi del Novecento, la loro ispirazione. Infatti le locazioni, i paesaggi di Laura Soro si ispirano appunto a una Roma che non è una Roma uguale, una Roma antichissima, ma una Roma appunto che va in questo periodo, una Roma dove la modernità, questo cambiamento che c'è stato comunque dai primi dell'Ottocento, da un paesaggio comunque agreste, un paesaggio comunque industriale, trova la sua perfetta identificazione in questa stratificazione urbana, e sono infatti architetture che provengono